Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Ho cambiato di nuovo postazione per il semplice fatto che qua cambia sempre tutto in questa stanza. Questa stanza ha cambiato 5 volte da quando sono tornata. I miei non so cosa vogliono fare, ma stanno trasformando tutto e quindi io non trovo più una postazione decente. Prima era decente di là perché c'era la finestra e mi arrivava la luce divina e quindi avevo una bella pelle, una bella faccia, una bella luce. Invece adesso sono qua che tipo qua c'è un muro, quindi... ho deciso di voler ricominciare un attimino con i video sul Canada, soprattutto quei video un po' più utili che avevo cominciato tanto tempo fa a fare, ma quando li ho riguardati ero un po' tipo ew, sì. Quindi siccome non voglio cancellarli quelli vecchi perché vabbè, ho deciso che magari riprenderò alcune cose che ho già detto in passato e le spiegherò magari un pochino meglio e con una qualità decisamente più decente. Quindi oggi volevo parlarvi di cosa dovete aspettarvi se partite per il Canada, che partiate per lavoro, che partiate per gli studi, cosa dovete aspettarvi, ovvero quali sono quelle prime cose di cui avrete bisogno quando cambiate paese. Io parlerò appunto del Canada perché è quella che conosco meglio, perché sono ormai 2 anni che vivo lì, però ho già fatto un video dove dicevo, ho già fatto un video dove parlavo delle della valigia per il Canada, che magari ve la lascio qua perché quella era fatta abbastanza decentemente. Invece adesso vi parlerò di quelle cose che sicuramente farete appena andati in Canada. Ecco, primissima cosa che a tantissimi interessa è il telefono, perché giustamente senza comunicazione non facciamo niente. In Canada e volete farvi un numero di telefono, ci sono 2 opzioni, ovvero se andate in Erasmus non vi faranno non vi faranno mai fare la SIM normale come tutti gli altri, per il semplice fatto che se andate lì come lavoratore o come me che ero studente a tempo pieno e studente che lavorava anche, avevo il Social Security Number, che è un numero a 9 cifre che loro usano un po' per tutto, è una specie di... neanche codice fiscale, però siamo più o meno là, sembra quasi un codice fiscale. E se voi andate lì solo per studiare, quindi unicamente come studenti in Erasmus, non avrete questo numero. Quindi senza questo numero, uno, non potete lavorare, due, non vi daranno mai una SIM normale. Quindi quello che loro vi propongono è una SIM prepagata, che costicchia un po' di più e che non è granché. Io l'ho avuta il primo mese, l'ho avuta solamente perché non sapevo di questa cosa del Social Security Number, poi l'ho scoperto e sono andata a farmelo. Però solitamente la gente che va in Erasmus ha un visto dove c'è scritto che loro non possono lavorare perché stanno meno di 6 mesi. Invece io che stavo 2 anni potevo fare questa cosa. Quindi diciamo che vi costicchierà un po' di più e non avrete queste offerte che ci sono in Italia, tipo 9 euro e hai tutto il mondo. Avrete le chiamate, i messaggi e un pochino di internet. Vi dico, a casa avrete sempre il wifi, all'università c'è sempre il wifi, poi per strada, se proprio potete farne a meno del wifi, non serve che lo facciate, ma però magari i messaggi e le chiamate possono essere sempre utili, perché comunque la gente li usa ancora i messaggi, cioè proprio i messaggini, non WhatsApp, i messaggini. Quindi andate sul tranquillo che se avrete bisogno di qualcuno potete tranquillamente chiamarlo o mandargli un SMS. Se invece andate per lavorare o per studiare, tipo una magistrale, una triennale, quelle cose lì, la prima cosa che dovete fare è appunto questa cosa qua del Social Security Number, che praticamente di solito si va in comune, date il vostro visto, il vostro passaporto, dove abitate, tutte queste cose qua, loro vi fanno questo numero che voi userete sia per farvi la SIM sia per un futuro lavoro, perché se andate a lavorare vi serve assolutamente questo numero. Non so come spiegare cosa sia questo numero, onestamente, cioè manco io l'ho capito, però lo usano anche negli Stati Uniti e forse anche in Inghilterra, non sono sicura, ma negli Stati Uniti sicuramente e in Canada lo usano tantissimo, quindi senza quello tu non fai niente, ti possono rintracciare diciamo tramite quella cosa. Sembra un po' una cosa ansiosa, però niente di che, cioè è solo un numero, state tranquilli. Che vi consiglio di fare, perché appunto dovete fare la carta universitaria, avrete bisogno di una carta universitaria che è quella che fanno tutto, vi consiglio sempre di partire un attimino più in anticipo rispetto a quando inizierà il trimestre, perché per esempio se iniziate il trimestre d'autunno le lezioni cominceranno circa
l'ultima settimana di agosto. Quindi, se potete partire almeno metà agosto, potete fare queste cose con molta più calma, ovvero portare le cose necessarie all'università, perché sicuramente avrete delle scartoffie, foglietti da portare all'università, documenti vari, e potete approfittare del momento di calma in cui non ci sono tanti studenti per fare questa carta universitaria. Tessera universitaria. Quindi diciamo che dovete approfittare dei momenti di calma. Invece andate a studiare in inverno. Io ho iniziato in inverno, per esempio, e ho iniziato le lezioni il 5 di gennaio, perché, come ho già detto sul video del Natale, loro non hanno le feste tipo Befana, queste cose qua, quindi le loro vacanze sono molto più corte. Quindi se cominciate il vostro trimestre a gennaio, dovrete partire o subito dopo Natale o prima di Natale e farvi Natale lì, però ovviamente se cominciate in inverno vi dico subito che se partite dopo Natale il biglietto vi costerà un occhio della testa. Però profittate sempre di questi momenti un po' più calmi per fare tutte queste cose, perché dopo, appena inizia il trimestre, soprattutto quello d'autunno, che è un po' quello il peggio, schizzerete malissimo, perché ci sarà una fila di studenti che non avete idea per fare la tessera, per fare altre cose, per chiedere informazioni e tutte quelle cose lì, non ne uscirete più. Per fortuna le università, almeno la mia, però immagino che un po' dappertutto facciano sta roba, fanno sempre delle giornate dedicate proprio a, tipo, le giornate di benvenuto. Soprattutto questo le fanno solo in autunno, almeno la mia la fa solo in autunno, perché appunto il trimestre d'autunno è un po' quello più agglomerato, per modo di dire, perché ci sono tanti studenti, perché alcuni magari l'inverno non se lo fanno, alcuni invece iniziano più tardi, insomma un po' così. Quindi ci sono queste giornate di benvenuto dove nel campus c'è il posto per fare le tessere e fare tipo anche meno fila, il posto che magari se avete già iniziato l'università di darvi il pass per l'autobus, il posto dove potete informarvi su magari il club, magari informarvi sulla palestra, informarvi su le varie cose dell'università, sulla biblioteca, tutte queste cose qua. Insomma, sono veramente delle tre giornate, mi sa, proprio piene, dove tu vai in giro, ci sono studenti che ti possono aiutare, ci sono anche prof, quindi potete chiedere tutte le informazioni che volete, e questa è una cosa fantastica, perché se hai dei dubbi vai lì e vai su sicuro. Un'altra cosa che sicuramente, se partite magari 5 mesi, magari dite che non ne avrete bisogno, ma in Canada è facile farsi una carta, nel senso una carta bancaria. Non ti chiedono tutte queste grandi informazioni, loro ti danno la carta di debito, che loro chiamano così, la carta di credito, anche se la vuoi. Quella di debito è un po' come il nostro bancomat. Io le banche in Italia le usate così poco che i termini, se non li so, mi dispiace, correggetemi. Quindi, se avete bisogno di una carta bancaria canadese, io ve la consiglio, a meno che la vostra banca non sia meravigliosa e vi dice: guarda, puoi usarla ovunque senza che noi ti prendiamo tipo dei soldi, di delle commissioni, allora ok, non vi serve la banca. Però se partite più anni, come me che sono partita 2 anni, io ho dovuto fare la carta bancaria, perché con quella italiana non facevo niente. Uno, perché avevo commissioni su commissioni, due, perché per pagare l'università non ti accettano la tua carta italiana, che è più comoda, perché siete avete le loro carte bancarie, se avete dei problemi siete sul posto, non dovete chiamare l'Italia. Due, se avrete un lavoro, quindi anche se vi cercate un piccolo lavoretto da studenti, vi chiederanno sempre il conto bancario, non potete dare il conto bancario italiano, perché loro vi devono versare i soldi sul vostro conto bancario, quindi vi serve per forza anche quella. Un'altra cosa un po' diversa è il fatto che loro danno la carta di credito un po' così, cioè senza problemi. Vi dico, io sono andata a fare la mia carta, pensavo di fare solo il bancomat, appunto perché mi serviva per l'università, poi per un futuro lavoro, e loro mi fanno: ma vuoi anche la carta di credito? Ok, mi hanno dato la carta di credito così, io non l'ho usata tipo per circa un anno la carta di credito, poi l'ho usata e mi hanno anche aumentato il limite, tutte queste cose qua, però devo dire che la carta di credito è molto 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 comoda. Poi ovviamente devi anche essere responsabile con queste cose, però nel senso, qua in Italia io a malapena ho avuto un bancomat, quindi con me la carta di credito era un po' tipo: oddio, non voglio usarla, oddio, chissà cosa succede. Non conoscevo un cacchio di cosa vuol dire queste cose, perché poi qua purtroppo in Italia non ti danno le carte così facilmente, quindi devo dire che da questo punto di vista loro cercano un po' di incoraggiare i giovani ad avere le carte, ad avere le proprie responsabilità. Poi è anche vero che lì quasi tutti lavorano, i giovani, quindi è normale che abbiano la carta di credito o la carta di debito. Quindi
è normalissimo che loro vadano in giro con la carta di credito, no, e questo non vuol dire che siano figli di papà o robe del genere, hanno la carta di credito perché le banche la cancellano molto più facilmente e anche perché lavorano, quindi lavorando la carta di credito la puoi avere, la puoi usare responsabilmente. Ultima cosa, poi magari fermerò il video per non farlo troppo lungo e continuerò con altri video, le temperature. Allora, come ho già detto, ho già fatto il video sulla valigia, cosa portarvi, ma io parlavo anche per il fatto che comunque partivo più tempo. Poi se invece partite il trimestre d'autunno, che di solito è un po' quello dove tutti partono, è molto più raro che la gente parte in inverno, però vi parlerò delle due opzioni, ovvero se partite in autunno contate che arriverete ad agosto, e ad agosto settembre fa ancora bello, nel senso si sta bene, non ci sono le temperature italiane del tipo che sto crepando di freddo, non c'è le temperature italiane tipo sto crepando di caldo, però si sta bene, nel senso a maniche corte vai tranquillamente. Quello che vi consiglio è di non portarvi troppe cose da tempo caldo, da tempo da spiaggia, perché il freddo arriva abbastanza presto, tipo ottobre inizia un po' già a fare più freschino, novembre ci potrebbe già essere la neve. Quindi se partite per il trimestre d'autunno, fate conto che minimo la metà ci sarà la neve, quindi dovete portarvi qualcosa di più pesante, ma anche qualcosa così di normale, non portatevi cose né troppo 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 pesanti né troppo 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 leggere, fate una cosa un po' in mezzo. Poi vi dirò, se proprio vi portate una giacca e avete freddo perché magari non siete abituati alle loro temperature, ci sono tanti di quei negozi dove potete comprare una giacca. Ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia stato più utile, farò altri video dove metterò altre informazioni in mezzo, magari vi parlerò un po' del se volete viaggiare, cosa vi conviene di più fare, tutte queste cose lì. Giusto per non fare video tipo di un'ora, voglio un po' spezzettarli. Quindi spero che il video vi sia stato utile, ci vediamo la prossima volta. Ciao!